Allora sono felicissima che ci sia questa giornata. Scusate. Perché tante persone che lo sostengono e aiutano non vedevano l'ora di vederlo e lo volevano conoscere. Adesso ci aspettiamo da questi gente un salutino e poi faremo un brindisi. Perché i commercianti della zona ci hanno preparato un ritrestino. Sì. E quindi siamo felicissimi. A presenti via nostra. Ringrazio veramente di cuore tutti voi e la stragrande maggioranza di voi, so che mi date una grossa mano, fate volontariato, Mary mi racconta e gli altri amici spesso e volentieri di tutto quello che voi fate in questa zona, quindi veramente io sono venuto proprio tanto volentieri a ringraziarvi e veramente a abbracciarvi idealmente tutti, perché ogni tanto anche ho bisogno del conforto di chi mi vuole bene, insomma, certo. Io vado in tutte le zone della Liguria e insomma trovo tanto consenso, vi devo dire la verità. Stamattina ero a Sestri Ponente, sono andato prima a inaugurare l'ABB, che è una grossa fabbrica di ingegneri, di tecnici e che hanno fatto una nuova sede. E la giornata non è iniziata bene perché vicino a me c'era la Vincenzi e c'era Burrano. Ma sinceramente, e poi per fortuna sono andato al mercato a Sestri Ponente, dove devo dire che anche lì è una zona, insomma, voi sapete che più rossa non si può, però tanta solidarietà, tanta simpatia, ecco, io devo dire che c'erano tanti ragazzi che sono con me da giorni e sono molti di più di quelli che si avvicinano di quelli che magari non si avvicinano. Per esempio 2 anni fa o 5 anni fa era esattamente il conto, cioè proprio 1 su 50 si avvicinava, ma proprio con difficoltà, con paura. Oggi sono proprio, vengono lì, dimostrano la loro insofferenza magari per la Vincenzi, per il comune, per la circoscrizione, per le strade, un po' come succede qua a Pegni. Praticamente Pegni è lo specchio clamoroso del fallimento del centro-sinistra, zona in cui il centro-sinistra vince alla stragrande e poi non ha soddisfazione, perché qui sapete meglio voi di me, ma avete spiegato che non funziona i servizi pubblici, non funziona i marciapiedi, non funziona il commercio, non funziona la sanità, insomma siete dei sudditi senza diritti, questo è veramente inconcepibile. Esatto. Le poche cose che sono state fatte anche male. Un campo come questo, che non c'è in tutto il nord Italia, abbandonato, mantenuto, che non si può utilizzare, non c'è. Proprio l'abbandono, la carenza di qualità del centro-sinistra, che fanno magari delle cose con soldi pubblici per dare poi un vantaggio a Pegni, che dovrebbe essere una perla dal punto di vista del turismo, dell'accoglienza, e che invece purtroppo giorno per giorno sta deteriorando. Quindi io questo, insieme a voi, poi se sarò presidente, come penso di essere, dovremo lavorare fortemente, anche bisticciare col comune, perché noi abbiamo bisogno, abbiamo necessità di avere una Genova bella, accogliente. Noi che siamo qua da anni, che paghiamo le tasse, che lavoriamo. Adesso la campagna elettorale sta andando bene, voglio darvi anche ottimismo. Tutti erano convinti col fatto che l'UDC andava con Burlando, che ormai era quasi persa, invece vi assicuro che il gap l'abbiamo totalmente superato, anzi gli ultimi sondaggi siamo avanti di punto e mezzo, 2 punti, quindi tantissimi questo, amici dell'UDC voteranno proprio per te, questo è molto positivo, ma voi diteglielo, perché votare l'UDC, fate caso, l'UDC non dicono che appoggiano Burlando, parlano, ma voi dovete sapere, dite chi vota le Democrazia Cristiana, che se votano UDC votano Rifondazione Comunista, votano i Verdi, votano la politica contro la Chiesa, votano la politica degli immigrati irregolari, quindi per carità, perché poi noi vogliamo anche accogliere chi vuol venire a lavorare, mica che siamo quando riguarda le persone che perdono lavoro, esattamente, quindi perché io sto perdendo lavoro, un mese a me mi buttano fuori, mio marito è la stessa cosa, signora, il problema di suore, pensi, cioè sono cattolici. Il problema è che questa città ormai che non è più gestita, non si prende una decisione, perché qui non si è deciso in 5 anni niente, né sulla politica della sicurezza, né sulla politica della portualità. Abbiamo un porto qua che è fermo da quanti anni? Ma da quanti anni che ha gli stessi numeri di contenuti? Un porto che potrebbe portare ricchezza di sviluppo, porta inquinamento e porta poco. Se arrivano le navi, non possono lavorare perché c'è il sesto modulo
Che ci, non ci capisce. Non si sa chi lo gestisce. Sa, se il presidente del porto ci mettono un funzionario che era uno di Spezia, che non vede l'ora di tornarsi a Spezia, lei capisce che Genova c'ha poco futuro. Comunque, le cose vanno bene, la battaglia è difficile, si gioca sul singolo voto, quindi veramente un appello alla vostra disponibilità, al vostro volontariato, perché insomma mai mancano 28-25 giorni, abbiamo 3, quindi... Sandro, dalla settimana prossima inizieremo il volantinaggio da Ponente a Levante, ma non solo qui a Genova. Combinazione, l'abbiamo visto con la Neri. Una settimana fa, proprio dove è situata la poliambulatorio dell'ex Martinez, dell'ex ospedale, una settimana fa è uscito un cartellone che, se tu passi lo vedi, della regione Liguria, che vuole la regione Liguria a nome Colomaggio, con scritto che area edificabile, ma non c'è una data, non c'è nome dell'impresa, c'è soltanto la cifra che stanzeranno. Ora io questa mattina ho parlato un po', mi hanno detto senz'altro che il socio lo saprà, però è una cosa illegale, è una campagna proprio pubblicitaria mai legale, perché questo cartellone combinazione è uscito una settimana fa. La scuola che hanno inaugurato l'anno scorso dice che la toglieranno. Ora è uscito questo cartellone che la regione di cui ha sempre un nome di chi conosciamo, che non ha anche voglia di fare. La spesa è 8. È illegale perché non c'è una. Qualcuno non so se c'è una comunicazione, non c'è una data. Ma fatemi avere la fotografia e vediamo cosa possiamo fare. Possiamo fare poco, lo so, ma è illegale anche la pubblicità che ha fatto fino una settimana fa burlando su tutti i giornali con la pubblicità della regione, con i soldi nostri, che non poteva farla dal primo di gennaio, non poteva farla. E però lo fa, la Corte dei Conti sta bella zitta, i giudici stanno belli zitti, l'avessi fatto io, ero già amarrato. Io faccio le foto, perché è illegale, non c'è scritto niente, c'è soltanto regione di Liguria, area edificabile, perché la cifra, si parla della piastra ambulatoriale, e la cifra 3.850.000. Ci vorranno fare una speculazione. È una speculazione. Abbiamo già gli ambulatori in un ex ospedale. Abbiamo già gli ambulatori. Però vogliono fare la piastra. Nel 2003 l'ha inaugurato in Zobo, tu che sei il candidato il più autorevole, anche perché sei il più grosso, mi raccomando, vai a fare la foto, vai a fare la foto, inserisci e fai casino. Nel tartancello da Romeo. E invece io volevo parlare un po' delle lavatrici. Alla scuola dei bambini. Io abito nelle lavatrici, ho la casa congelata, muffa, acqua che la gente sta con le bacinelle quando piove, è un degrado che non le dico. E io mi ha dato questa lettera, abbiamo fatto una riunione, l'abbiamo mandata alla settimana scorsa e comunque lì è un disastro, è un disastro. Possiamo fare una copia? Sì, io l'ho già spedita e vediamo i nostri numeri. Anche qua la Vincenzi si era impegnata a mettere a posto, sistemare. Ok, altri? Ora chiedo a lei gentilmente se potesse creare un po' una zona, oltre a quella commerciale, anche un po' per i nostri bambini. Cioè, non sappiamo dove andare, perché sono tutti a fare. Volevo dire una cosa, scusate, per cortesia un attimo. Allora, volevo presentarvi anche la consigliera comunale Lili Lago. Brava! Per tutti noi, perché non rompe l'anima sempre al presidente, non è possibile, poveraccio, lo rompo lei, detto proprio chiaro, sì. No, quindi è importante, perché voi siete, diciamo, la zona figura, e voi riferite i problemi del territorio, e per noi così comunale è la cosa più importante. Okay. Allora, però quando c'è il consiglio comunale, cioè il consiglio municipale, vi do un suggerimento, andate là, fate vedere che ci siamo, sì, a controllare, per dire che si accorgono che ci siamo. Parlo a nome di tutti i caseggiati che sono su questa linea fino a Castelluccio. C'è un problemino piccolo. Abbiamo al centro della carreggiata